5 minuti. Entriamo, usciamo, siamo ricchi. Carichiamo. A terra! Adesso! A terra! Codice 211, rapina al 2168 di Abraham Street. Uomo armato fuori dalla National Bank! Ci sperano, ci sperano! Non siamo qui per giocare, capito? State giù, state giù! Possiamo avvicinarci dall'angolo est, qui. Questi uomini non seguono le regole, capitano. Useranno il vostro attacco per riuscire a scappare. Forza, muovetevi! Presto, presto! Fuori, 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 fuori! Bisogna intervenire. Diamogli altro di cui preoccuparsi. Portateli fuori, adesso! Mi hanno colpito! Non mollare! Dopo la chiamata siamo intervenuti prima possibile. No, siete arrivati dopo un'ora e il nostro armamento era insufficiente. Perché ci avete messo tanto? Restate ancora un minuto con me per delle curiosità davvero particolari su alcuni attori. Per esempio, sapevate che Nicolas Cage in passato ha posseduto un cucciolo di piovra? Vabbè, fin qui, vabbè, chi non ha una piovra per amico? In più l'attore ha rivelato che ne studiava i movimenti per perfezionare le sue capacità artistiche. Poi c'è qualcosa di spiacevole su Mark Wahlberg, che nell'88, appena sedicenne più o meno, fu condannato a 45 giorni di prigione per aver picchiato e reso cieco un vietnamita al quale stava cercando di rubare una cassa di birra. Wahlberg ha sempre negato che ci fossero implicazioni razziali in quell'episodio, però non era nuovo ad azioni razziste e xenofobe. Le sapevate queste? Fatemi sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao!